Giulia dovrà fare una lunga, lunga strada per tornare a meritarsi la felicità che Dio le toglierà per qualche tempo. E la cosa più importante di tutte è che apprenderemo nuovamente ciò che è la vita umana. I conflitti, le cose che sono difficili da risolvere, i problemi personali, i desideri e i non desideri, ciò che uno può e ciò che uno non può, Dio e la terra permanentemente uniti, lottando tra la passione e lo spirito. Giulia non potrà slegarsi da questo, come non lo ha potuto fare prima. E così io penso che ci attende un'appassionante avventura. Michele Ricciardi per me ha significato moltissimo. Ha rappresentato un personaggio che è entrato nelle case d'Europa, nei vostri focolai, e mi ha dato la possibilità di sbarcare in Europa, Italia, Spagna, Germania, in Giappone, Cina, Russia, in luoghi dove nessun attore pensa di poter arrivare. Per me è stato ed è molto importante, perché Jorge Martínez, attore che ha interpretato 40 film, 30 spettacoli teatrali e ha fatto molta televisione, mai era riuscito ad emergere in Europa con un personaggio di questa importanza. Sarà così importante ancora Agnese nella vita di Michele Ricciardi, di Fiamma, di Virginia, di Carlo, perché lei era la mamma e la consigliera di tutti. Sì, sì, esattamente. Io nella precedente Donna del Mistero avevo cresciuto Michele quando era orfano. Ho allevato Fiamma, Virginia, tutti i bambini. In questa seconda parte non posso raccontare la storia perché significherebbe rivelare un segreto, però ancora una volta sarò la seconda mamma di Michele. Quando lui dovrà affrontare problemi seri, e quindi tornerò ad essere nuovamente la sua protettrice, la sua seconda madre, perché lo adoro, lo amo profondamente con tutte le mie forze. Perché questa Suor Paolina non lascerà tranquilli non soltanto a voi spettatori, ma neanche a Michele e a Giulia. Non lascerà tranquilli a nessuno. Cioè, nella Donna del Mistero 2, che cosa farà? Senza anticiparci troppo, però ci saranno ancora altri risvolti della sua personalità. Sarà ancora diversa Suor Beatrice, sarà ancora così forte, così dolce nello stesso tempo. Suor Beatrice sarà un personaggio al centro di molti enigmi e ci sarà anche qualcosa di sorprendente, perché la storia ha molto mistero, soprattutto all'interno del convento, la cella dove è internata Suor Paolina. Ma essendo stata Suor Paolina amica mia ed essendo state vicine per molto tempo nel convento dell'Adorazione, io sono venuta a trovarla per vedere come sta, a visitarla. Sarete ancora amiche, lei e Suor Paolina, nella Donna del Mistero 2? Sempre amico. Questo è un mistero, è un peccato raccontarlo perché è molto bello quello che succederà a partire da qui e quindi mi dispiacerebbe raccontarlo, è meglio che lo vediate. Da suora novizia, perché questo è il mio ruolo, piccolo ruolo, nella Donna del Mistero 2. È un ruolo piccolo, però vi posso assicurare molto importante e anche molto emozionante. Infatti sto lavorando accanto alla grande Luisa Kuliok, la vostra Giulia, la vostra Suor Felicità. La mia presenza sarà importante nella storia, importante per lei, la vostra protagonista. Io sono emozionatissima, naturalmente sarò una suora novizia di origini italiane. La Donna del Mistero ha sempre avuto una magia speciale per me. Mi ha sedotto, è entrata nella mia vita e da quando ho iniziato questo lavoro mi sono innamorato immediatamente di questo personaggio. Così che grazie alla Donna del Mistero io posso essere riconosciuta in Italia e nel resto d'Europa. E più passa il tempo anche in nuovi paesi. E ora spero che con la seconda parte otterremo lo stesso successo, se non di più. Le fasi dell'inizio di questa produzione, La Donna del Mistero 2, sono state seguite e riprese con molta attenzione dagli inviati di Sorrisi e Canzoni TV, Patrizia Ricci e Massimo D'Angelo.
E hanno preparato in anteprima un servizio con interviste ai vostri amati protagonisti, anticipazioni e curiosità sui retroscena di questa produzione. Ma soprattutto, negli studi di Buenos Aires, è stata realizzata con le immagini in esclusiva di Patrizia Rossetti, Suor Sorriso, la copertina di Sorrisi e Canzone TV di questa settimana.